Oggi siamo a Roma in compagnia di Leonardo Raso, titolare di LR Immobiliare. Il mercato immobiliare sta registrando un aumento importante di compravendite, soprattutto per abitazioni di dimensioni maggiori. Come legge questo fenomeno? Beh, in questo momento c'è un fermento molto molto positivo, determinato a mio avviso da due fattori concomitanti. Da un lato c'è la voglia di comprare nuove case da parte diciamo, da chi è anche già possessore di una casa perché vuole o ampliare la superficie in cui abita oppure anche trovare immobili che abbiano spazi esterni che gli consentano magari di poter godere meglio dell'immobile, soprattutto dopo l'esperienza negativa del lockdown. Contemporaneamente abbiamo gli istituti bancari che stanno offrendo dei mutui a tassi molto molto agevolati e questo ovviamente contribuisce ad aumentare le compravendite. Questa vivacità spinge alcuni a illudersi di poter fare a meno di un intermediario immobiliare. Quali rischi però si possono correre? Il fai da te in campo immobiliare è pericolosissimo perché sono talmente tante le cose da sapere a livello giuridico, burocratico, urbanistico, che i rischi di farsi dei danni sono altissimi. Ha parlato proprio di rischi, quali ad esempio proprio in campo urbanistico? Beh, in campo urbanistico sono talmente tante le cose da sapere che dovremmo stare 2 ore. Per noi di LR Immobiliare questa problematica urbanistica è talmente importante che offriamo un servizio gratuito di check-up urbanistico dell'immobile, quindi facciamo svolgere da un architetto abilitato tutti quei controlli propedeutici alla vendita. Con il fai da te si rischia anche in merito di sicurezza, ci può dire meglio? Sì, ecco, spesso i proprietari che optano per vendere l'immobile da soli, un po' con l'illusione di risparmiare soldi per la consulenza immobiliare, non si rendono conto che possono correre due rischi molto pericolosi. Il primo è quello magari di ospitare in buona fede dentro la propria abitazione dei malintenzionati che vengono magari a fare dei sopralluoghi per poi effettuare dei furti successivamente, anche perché spesso i privati che vendono da soli casa sono così prodighi di dare informazioni sul che tipo di allarme che hanno, su come funziona e quant'altro. Un altro rischio ultimamente che si sta affacciando nel mercato immobiliare e sta creando dei problemi enormi è quello dei cacciatori di caparre. Cacciatori di caparre, in che senso? Guardi, ci sono delle persone che sono già informate che in quel determinato palazzo ci sono dei problemi urbanistici molto seri. Quindi si presentano al proprietario che sta vendendo privatamente e gli offrono il prezzo che desidera, versando una caparra confirmatoria anche importante. Il proprietario, che a quel punto è tanto contento, anche perché magari pensa di aver risparmiato così facendo i costi dell'agenzia immobiliare, a qualche giorno dal rogito riceve magari la lettera della avvocato dell'acquirente che gli evidenzia quelle problematiche di cui lui non era a conoscenza e conseguentemente gli chiede il doppio della caparra ricevuta e ci sono persone che purtroppo si stanno rovinando in totale buona fede. Ecco perché noi offriamo questo servizio importantissimo del check-up urbanistico gratuito per i proprietari che ci affidano la vendita del loro immobile. Velocizzare la vendita, visto il momento così florido, sicuramente è importante. Che strumenti si possono utilizzare? Noi in particolare ultimamente stiamo sviluppando due tecniche di marketing molto efficaci, home staging e open house. Con l'home staging praticamente utilizziamo questa tecnica per valorizzare al massimo l'immobile, quindi effettuiamo degli allestimenti veri e propri dentro le abitazioni per far risaltare tutte le loro peculiarità. E con l'open house invece cerchiamo di velocizzare i tempi di vendita perché l'open house viene tradotto appunto come casa aperta, quindi in un determinato giorno e orario facciamo contemporaneamente più visite, così consentiamo anche alle persone di poter stare anche di più se l'immobile risulta gradito e soprattutto diamo quella libertà di visita alle persone senza i condizionamenti del ritardo del traffico, del parcheggio e tutte quelle problematiche che spesso si incontrano nelle grandi città quando si va a vedere una casa. La ringraziamo Leonardo Raso per questi preziosi consigli per chi deve vendere casa e le auguriamo un buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi.